Ma innanzitutto noi ritenevamo necessario ribadire anche nella nostra città con fermezza che le politiche portate avanti nell'ultimo anno e mezzo dal governo Monti hanno un preciso stampo politico e una precisa finalità politica, quella di portare avanti anche in Italia le manovre regressive, fortemente regressive a livello economico e sociale, sul piano dei diritti anche, che appunto stanno dilagando in tutta Europa con la destra al governo e che quindi rispecchiano un disegno, diciamo, che si rifà ad un'ideologia ben chiara e dominante. Nonostante il Presidente del Consiglio si ostini a dire che non c'è né destra né sinistra, che lui non risponde a ideologie ben precise ma vuole solo rinnovare e far diventare il nostro paese competitivo, noi crediamo fermamente che politiche che puntano solo sull'austerity, sul taglio dei servizi sociali, sullo smantellamento pezzo a pezzo dello Stato sociale servano solo e soltanto, soprattutto in periodo di crisi, ad aumentare le disuguaglianze sociali, a creare proprio un clima anche di incertezza e precarietà che può purtroppo secondo noi anche sfociare in dei gesti abbastanza violenti, come può essere quello appunto di qualcuno, qualche operaio, qualche disoccupato, qualche persona in grave difficoltà che arriva agli estremi come quello di accendersi davanti al Parlamento o davanti al Quirinale. Noi crediamo quindi che ci sia bisogno adesso, ora più che mai, di una chiara svolta nelle politiche economiche di questo Paese e di tutta Europa. Si deve andare verso una riforma dello Stato sociale, verso un nuovo Stato sociale, verso un nuovo modello di sviluppo economico che punti però alla salvaguardia dei diritti, alla redistribuzione della ricchezza e alla tutela di chi purtroppo si trova in condizioni disagiate anche per colpa di una crisi che volenti o nolenti è stata creata proprio da quelle lobby finanziarie che il Presidente del Consiglio e il centrodestra italiano come quello europeo vogliono difendere.